Io, Lucia, un giorno vorrei cosa? Vorrei passeggiare per questa città e stringere la mano ai cittadini, sicura di aver fatto il mio dovere da sindaco. Ovviamente la campagna elettorale adesso è nel pieno del suo svolgimento, lei sta in giro un po' per la città per capire, non ce ne sarebbe bisogno, già sa quante negatività ci sono in questa città, ma cosa le chiedono i cittadini in primo luogo? Ma innanzitutto vogliono fidarsi dei propri amministratori e credo che sia l'elemento più importante da recuperare. Nel momento in cui hanno fiducia sono in grado anche di comprendere le difficoltà, mentre adesso sentono nemica l'amministrazione comunale e non si spiegano perché, nonostante le tante tasse che si pagano, la città è in queste condizioni. Per cui l'obiettivo che noi ci proponiamo è proprio questo, accogliere le loro istanze, ma come il buon padre di famiglia, quello cioè che sa spiegare anche le difficoltà, che si fa carico delle scelte e delle priorità. Non si potrà fare tutto, ma quello che si farà lo si farà insieme ai cittadini, decidendo insieme. Quali le priorità, visto che abbiamo parlato anche di priorità? Lucia Lambresa, sindaco, il primo punto, direi quasi del programma, da affrontare per la città, quale? Le priorità sono tantissime, ma la domanda me la fa in una giornata che è subito dopo un evento di sangue, per cui mi viene subito in mente che va riscritto quel patto per la sicurezza per questa città, dove tutti devono contribuire a farla sentire ai cittadini la sicurezza e quindi anche il ruolo della pubblica amministrazione alla luce delle norme attualmente vigenti deve essere un pochino più in avanti. Chiaramente non ci competono attività che riguardano sicuramente le forze di polizia, la magistratura e quant'altro, però a noi compete fare in modo che questa città non abbia sacche di illegalità, non abbia, non dia la possibilità a chi ne vuole approfittare con la lentezza magari delle attività burocratiche e amministrative di fare del ruolo politico-amministrativo un ruolo di malaffare. Noi riteniamo che questo sia ormai un elemento prioritario, perché appunto la domanda mi viene fatta in un momento particolarissimo, è un evento luttuoso. Senta, però bisogna convincere i tanti cittadini che non credono più nella politica, non vogliono più votare, ma poi c'è da convincere anche quelli che sono cosiddetti i grillini, gli arrabbiati. Come convincerli? Quali sono le motivazioni per incentivarli? Ma io torno sull'argomento principale, se la gente ha fiducia nelle persone che si propongono viene facile anche convincerle a votare. La protesta fine a se stessa non serve a niente, d'altronde chi mi conosce caratterialmente sa che sono molto predisposta alla protesta e anche alla passione politica, per cui sicuramente potremmo interpretare con questa lista anche questo aspetto che la cittadinanza pone in evidenza. Quello che invece mi preme è che questa campagna elettorale da parte di tutti non venga interpretata solo come la proposta di chi è più bello, chi è più bravo, chi saprà fare meglio, ma venga interpretata invece con grande senso di responsabilità, perché le campagne elettorali finiscono e il giorno dopo i cittadini, quelli arrabbiati, quelli meno arrabbiati, quelli che sono andati a votare, quelli che non sono andati a votare, hanno bisogno di un'amministrazione, un'amministrazione che sia certa delle cose che può fare. La frammentazione non dà la certezza a nessuno di avere un consiglio comunale con una maggioranza straripante, quindi è opportuno che le energie migliori poi possano rappresentare queste istanze dei cittadini, sapendo che chi ha vinto le elezioni è in grado di ascoltare. Noi sappiamo ascoltare.